Buonasera, benvenuti a questo terzo appuntamento del nostro ciclo Anacronismi, presentato insieme allo UAV, che ringraziamo per questa iniziativa che è stata molto, molto interessante, molto ricca e di cui speriamo immaginare per l'anno prossimo tante altre cose, ma di questo parleremo dopo. Sono molto felice e lieto stasera a cogliere Philippe Alain Michaud, che abbiamo infatti lavorato insieme al Pompidou qualche anno fa. È un piacere vederlo e accoglierlo a Venezia stasera. Ma prima di lasciare la parola a Philippe, vorrei passare la parola a Angela Merini. Sì, per fare una breve presentazione, solo anche ricordarvi i nostri appuntamenti. La conversazione tra Ivo Petitello e Lorenzo Benedetti per la presentazione del film sulla Documenta 5 del nostro ciclo Archive, che sarà il 5 dicembre, e la conversazione tra T.S. The Gate e Philippa Ramos il 12 di dicembre. Cara Angela, je te passe la parole. Buonasera a tutti. Grazie Martin. Anch'io ringrazio di questa collaborazione, l'ultimo incontro veramente bella, fruttuosa, e non dirò niente sul ciclo, si occupa della temporalità plurale delle immagini, siamo al terzo incontro e invece presenterò molto brevemente Philippe Alain Michaud, che accogliamo qui con grande piacere. Dunque inizierei dal suo ruolo ufficiale. Philippe Alain è direttore del Dipartimento di Cinema Sperimentale al Centre Pompidou e negli anni passati anche per diversi anni direttore della programmazione al Louvre, sempre del settore film, diciamo, del Louvre. Accanto a questa dimestichezza con le immagini in movimento c'è un lavoro scientifico importante che ha aperto, direi, una via in Francia in modo pionieristico, ed è un interesse che porta sull'intreccio tra cinema e storia dell'arte, quindi proprio tra cinema, direi, come forma di pensiero sul rapporto tra immagine e movimento, in una prospettiva, diciamo, antropologica, aperta da quella storia dell'arte già segnata da Abi Warburg. E in questo senso vorrei ricordare il suo lavoro, che forse è il primo lavoro in lingua francese su Warburg, direi, del 98, Abi Warburg e l'Image en Mouvement, che è tradotto in inglese nel 2002, Ancora Le Peuple des Images, pubblicato nel 2002 a Parigi, e l'ultimo lavoro, Sketches, Histoire de l'art, cinéma, nel 2006. E vorrei anche ricordare il suo lavoro di curatore, perché c'è un modo di pensare naturalmente anche attraverso gli allestimenti, le mostre, ne ha curate molte, una al Musée du Louvre Saint Pompidou nel 2004, che è importante per il tema di cui oggi parleremo, appunto sempre su anacronismi, immagini e movimento, Comme les rêves, les dessins, e poi citerei l'ultima su cui domani faremo un piccolo workshop con i dottorandi, una mostra sul tappeto volante, tappeti volanti a Villa Medici a Roma. E oggi torneremo a parlare, credo, di Abi Warburg e di cinema, di immagine e movimento. Ti ringrazio molto di essere qua e ti lascio la parola. Philippe Alain farà la sua conferenza in francese, ci sono le cuffie con la traduzione simultanea, e poi invece dopo penso che le domande possono essere fatte in italiano. Grazie. Sì, possiamo provare di parlare italiano dopo, ma sono appena arrivato a Venezia e non sono capabile ancora di fare una conferenza in italiano, ma dopo possiamo discutere in italiano. Allora, grazie a Martin, grazie Marco, grazie Angela, e abbiamo deciso con Laura di fare la conferenza insieme. Allora,
Je vais parler de, bene, parlerò di anacronismi e di fatto sono perfettamente a mio agio parlando di anacronismi in quanto mi occupo di cinematografia, di film e ritengo che il film abbia molto a che spartire con l'anacronismo. In particolare credo che il film sia davvero il mezzo proprio specifico dell'anacronismo ed è quello che cercherò di dimostrarvi questa sera. Nel suo libro Mitologie, Roland Barthes si prende gioco del modo in cui la romanità veniva rappresentata nel Giulio Cesare di Joseph Mankiewicz attraverso la frangia con cui erano sistematicamente conciati i suoi attori. Alcuni ce l'hanno arricciata questa frangia, altri filiforme, altri a cresta, altri con gel, ma tutti una frangia ben pettinata, segno hollywoodiano di diritto, di virtù e di conquista. Piazzata arbitrariamente sulla fronte delle comparse, la frangia dei peplum è senza realtà, ovvero senza storia. Si potrebbe obiettare a discolpa del regista e del suo parrucchiere che nel Giulio Cesare di Mankiewicz la Roma antica veniva chiamata in causa solo indirettamente in qualità di sfondo di una tragedia shakespeariana e si potrebbe anche dire che l'artificio capillifero ostentato dagli attori maschi funzionava esplicitamente quale segno di una finta romanità. By you cut off the choice and master spirits of this age. Oh, Antony, beg conscientious of us. Till now we must appear bloody and cruel as by our hands in this our present act you see we do, yet see you but our hands in this the bleeding business they have done. Our hearts you see not. They are pitiful, and pity to the general wrong of Rome as fire drives out fire, so pity hath done this deed on Caesar. Your voice shall be as strong as any man's in the disposing of new dignities. Only be patient till we have appeased the multitude beside themselves with fear, and then we will deliver you the course why I, that did love Caesar when I struck him, have thus... È un po' troppo veloce. Qualsiasi ricostruzione del passato al cinema e a maggior ragione quando pretende essere verosimile dal punto di vista archeologico storico poggia su una ingenuità fondamentale in quanto suppone l'immagine cinematografica senza spessore, scevra di qualsiasi dispositivo tecnico che la renda possibile. Lo spettacolo filmico si sviluppa sotto agli occhi di uno spettatore intemporale senza tener conto del mezzo con il quale si vede, piuttosto che nel campo delle ricostituzioni storiche, come nel Giulio Cesare, è in regioni del film apparentemente indifferenti del loro passato che ritroviamo sedimentate le figure e i racconti arcaici resi irriconoscibili dalla loro migrazione attraverso la storia delle forme. Nel cinema di Mankiewicz, più che in Giulio Cesare, è in improvvisamente l'estate scorsa a troviamo la traccia della scena antica, una traccia però cancellata, sfumata, proprio come sulla sabbia della spiaggia in cui si svolge il diasparagmos, lo smembramento sul quale si chiude il film, trasposta in una narrazione moderna senza riferimento letterale al passato. Nell'uccisione selvaggia del poeta in costume di seta bianca immacolata come un abito pretesto risorge l'immagine di Orfeo messo a morte dalle Menadi, personificazioni orgiastiche degli spiriti della natura che accompagnano Dioniso nel suo corteo. And you, Catherine, what did you do then? I heard Sebastian scream. Just once. I
Roland Barthes, sempre in mitologie, vedeva negli incontri di catch moderni la derivazione di una antichissima drammaturgia, e lo cito. Ritroviamo un'enfasi che doveva essere la stessa dei teatri antichi. Proprio in fondo alle arene parigine le più sudice, il catch partecipa alla natura dei grandi spettacoli solari, teatro greco e corse di tori. Qui e là una luce senza ombra elabora un'emozione diretta. Questa luce tagliente in cui è immersa l'arena di catch è l'intensità solare e la sovraesposizione acroma di improvvisamente l'estate scorsa, in favore della quale si rivaleva la scena primitiva. E se la luce del mito brilla con più chiarezza nei luoghi degradati dello spettacolo moderno, è in una delle regioni più popolari della cultura cinematografica, quella del burlesco primitivo, che vediamo risorgere il diasparagmos in modo questa volta non premeditato, contrariamente a quanto avviene in improvvisamente l'estate scorsa, con una evidenza al contempo spontanea e brutale. Nel 1909 André Dide mette in scena il personaggio di Cretinetti, dilaniato da un gruppo di menadi. Il ruolo delle donne, fra l'altro conformemente ai codici della commedia antica, erano impersonati da uomini. C'è un inserto nell'immagine, è l'inserto del Museo di Torino e non si può togliere. Vi mostro l'intero spezzone, 3 minuti.
Incidentalmente avete visto che il corpo di Cretinetti, il corpo quando si ricostituisce sotto forma di marionetta, e anche questo è un tema interessante sul quale tornerò. 15 anni dopo, nel 1923, nel The Gown Shop, Larry Simon, un travestì, viene inseguito da Olio, questa volta senza Stanlio, furioso, armato di manganello, che fa ripensare all'immagine di Orfeo tramortito da due menadi, proprio come la si trova rappresentata in un disegno di un maestro anonimo di Ferrara nel XV secolo, su ispirazione visibile di Mantegna. E questa è l'immagine. Questa immagine, questo disegno si ritrova anche in un'incisione del Dürer, dove si trova appunto Orfeo ucciso da due menadi. Ora torniamo alla sequenza del film The Gown Shop di Larry Simon. Ridolini in italiano. Voilà, on peut commencer ici. Ah, vous voyez, ça c'est Hardy. Vedete qui Olio. Più giovane di quando lavorava in coppia con Stanlio. Thank you.
Charles de Javis. E voi vedete che, come vedete, sia Cretinetti che Ridolini, in occasione di questa rimessa in scena del Diasparagmos, tornano sulla questione della trasformazione del corpo in figura. Siegfried Krakauer, nella conclusione della sua Theory of Film, mutuava alla mitologia classica una definizione generale del cinema di cui confrontava il dispositivo allo scudo di Perseo, nel quale l'eroe contempla riflesso il volto pietrificante della medusa che non può guardare direttamente. Proprio come lo scudo di Perseo, il film dà della realtà una visione indiretta. Non è il semplice riflesso dell'obiettività. Lo spettacolo cinematografico, anacronico nella sua stessa struttura, è innanzitutto immagine del proprio passato, di figure e di racconti che si sono sedimentati in lui. Non riproduce il reale nella sua apparenza, ma risveglia il ricordo di altre immagini da cui deriva, alle quali si concatena e nelle quali si riflette. Ora, se il film è luogo di sedimentazione delle immagini del passato, è altresì strumento della loro riattivazione. È in questo modo che Abi Warburg, con il suo progetto di storia dell'arte senza testo, al quale lavora fra il 23 e il 27 e che chiamerà Mnemosyne, utilizza gli strumenti del film, indipendentemente dal suo apparato tecnologico, proprio per produrre questi effetti di riattivazione. In Mnemosyne si trova prefigurata, come ha sottolineato Hubert Damisch, una regola fondamentale dell'estetica strutturale, secondo la quale, e cito Damisch, quel che importa non è tanto quello che l'opera d'arte rappresenta, quanto quello che essa trasforma. Sulle grandi tavole tese di cotone nero di 1,70 m x 1,40 m del suo Atlante figurativo, lo storico dell'arte assemblava documenti visuali, visivi in modo disparato, riproduzioni d'opera o dettagli di opere d'arte, ritagli di giornale, pubblicità, fotografie di amatori, che continuava a ricomporre incessantemente per descrivere la migrazione delle forme espressive che lui chiamava pathos formeln attraverso la storia delle rappresentazioni, per descrivere la loro migrazione, certo, ma anche la loro ricomparsa, il loro ritorno. In Mnemosyne, Warburg cerca di rendere e di restituire alle figure arcaiche sedimentate nella cultura moderna la loro energia espressiva originaria. Così, predisponendo immagini sulla superficie di un piano, Warburg fa risorgere nella silhouette di una giocatrice di golf con la sua mazza l'immagine di Giuditta, cacciatrice di teste, che decapita Oloferne. Questa è l'immagine di Giuditta, la vedete in centro, leggermente a sinistra, o ancora nell'immagine di un nuotatore sul podio, il ricordo dei mostri, degli ermafroditi, degli dei della mitologia pagana, e lo vedete nel ritaglio di giornale che si trova qui. Eccolo, dove sto indicando con la freccia. O ancora, nella forma di uno zeppelin in volo sopra Amburgo, l'espressione moderna della potenza della natura. Con Mnemosyne, Warburg non voleva individuare invarianti nella storia della figurazione, ma tendeva a ricreare su una scena sperimentale tensioni fra le immagini dopo averle rese commensurabili attraverso la loro riproduzione fotografica. I pannelli dell'Atlante funzionano da schermo, ove sono riprodotti simultaneamente i fenomeni che il cinema riproduce invece in modo successivo. Proprio come in un dispositivo cinematografico, le immagini montate da Warburg sulle sue tavole si concatenano come sequenze o piani discontinui che riproducono il cammino delle forme attraverso la storia della cultura. Ora,
In che modo Warburg costruisce questa macchina da riattivatrice d'immagini, per così dire, questo dispositivo anacronico che ha deciso di chiamare Mnemosyne, ma che avrebbe forse potuto chiamare semplicemente film? Nel 1904, in un'opera intitolata in tedesco Das Mneme als Erhalten der Prinzip im Wechsel der organischen Geschenkes, cioè la memoria in quanto principio costitutivo del divenire organico, lo psicologo e biologo Richard Semon avanza la tesi secondo la quale qualsiasi evento che riguardi l'essere vivente depone una traccia amnestica che lui chiama engramma e che descrive come riproduzione di un originale, il che incidentalmente ci evoca la teoria del trauma freudiana. L'Atlante di Warburg fa eco all'opera di Semon, anche nel titolo, perché Mnemosyne ricorda Mnemè ed esteriorizza e risviluppa su scala di storia della cultura il fenomeno riservato alla storia dell'individuo e al funzionamento della psiche. L'Atlante figurativo è questo luogo, è il luogo in cui viene restituita alle figure arcaiche sedimentate nella cultura moderna l'energia espressiva originale, dove può prendere forma o attualizzarsi la risorgenza. Proprio come gli engrammi di Semon, le immagini consegnate alle tavole dell'Atlante, che Warburg chiama dinamogrammi, sono riproduzioni, certo, ma riproduzioni fotografiche, ovvero letteralmente fotogrammi. Warburg si propone pertanto, sulle tavole del suo Atlante, di attivare effetti latenti nelle immagini, organizzando il loro confronto su un fondale nero che utilizza, come dice lui, come se fosse un mezzo conduttore. Per descrivere questa messa in relazione delle immagini, Warburg impiega in modo molto curioso, in una nota del 27, momento in cui elaborava Mnemosyne, impiega, dicevo, la metafora della corrente alternata, cioè dell'elettricità. Cito, dice, i dinamogrammi dell'arte antica si trasmettono in uno stato di tensione massima, ma sotto forma non polarizzata relativamente alla loro carica energetica attiva o passiva. Si trasmettono agli artisti che imitano, rispondono o riproducono. È solo il contatto con la nuova epoca a produrre la polarizzazione. Questa può condurre ad un capovolgimento radicale, a una vera inversione del significato che gli elementi polarizzati avevano per l'antichità classica. Quindi il testo è stupefacente, devo dire, innanzitutto perché polverizza qualsiasi forma di iconografia, cioè l'immagine non ha un significato in quanto tale, è solo la sua messa in relazione con altre immagini a produrre e a scatenare un significato, un senso. E d'altro canto è stupefacente questo testo perché utilizza il dispositivo della corrente elettrica, della circolazione della corrente, per descrivere il modo in cui le immagini, il senso delle immagini si produce in qualche modo in seno alle immagini. Questo modo di descrivere l'attivazione delle immagini impiegando la metafora dell'elettricità si rifà molto direttamente e molto letteralmente alla dottrina di Walter Benjamin dell'immagine dialettica, di cui possiamo citare ancora oggi la formula che si trova nel libro dei Passages, un libro costituito proprio come Mnemosyne, come un immenso montaggio, montaggio di testi e non di immagini questa volta. E cito Benjamin che dice, un testo celeberrimo, non dobbiamo insistere sul significato del testo di Benjamin, uguale a quello di Warburg. Non bisogna dire che il passato illumini il presente o che il presente illumini il passato, dice Benjamin. Un'immagine, al contrario, è quel quid in cui lo ieri incontra l'oggi, in un lampo,
per formare una costellazione. In altri termini, l'immagine è la dialettica in stato di arresto, perché mentre la relazione presente col passato è puramente temporale, continua, la relazione di ieri con oggi è dialettica. Quindi Benjamin chiama dialettica che cosa? Quello che Warburg definisce polarizzazione, ma utilizzano la stessa metafora dell'energia elettrica per descrivere questa dialettica o questa polarizzazione. Benjamin aggiunge: non è qualcosa che si svolge, ma è un'immagine intermittente. Lo scatto, quelli che si occupano di film lo sanno che cos'è questa immagine saccadica, cioè proprio come l'immagine impressionata scorre sulla pellicola. Il dispositivo di avanzamento immobilizza 18-24 volte al secondo questa immagine impressionata nella lente del proiettore. E Benjamin conclude il suo testo dicendo che il luogo ove si incontrano le immagini è il linguaggio. Questa teoria del montaggio di Benjamin è molto simile del resto a quella di Sergei Eisenstein, elaborata nella stessa epoca, ma dove Benjamin parla di testi per produrre immagini, Eisenstein parla di immagini per produrre senso o significato. In un testo del 29 intitolato Hors cadre, fuori campo, nell'edizione italiana, che è un'ottima edizione, il cineasta descrive il modo in cui l'affiancamento di due immagini produce non tanto una terza immagine, quanto piuttosto un concetto. E cita un certo numero di esempi, per esempio l'affiancamento di un cuore di un coltello, l'immagine del cuore del coltello, significa tristezza. Non c'è bisogno di avere l'immagine della tristezza, basta mostrare un cuore, un coltello, per avere il concetto stesso di tristezza. Bocca e bambino, urlare. E fra l'altro, ma non voglio dilungarmi su questo, questa teoria di Eisenstein è molto ispirata dalla teoria di Fenollosat e di Ezra Pound sugli ideogrammi cinesi, ma diciamo tralascio questo discorso. Nel testo si trova anche, per descrivere questa messa in rapporto ideogrammatica di due immagini, la metafora della corrente elettrica. Ritorna questa metafora. Lev Kuleshov impiega per sostenere la sua teoria del montaggio il modello del mattone. Secondo Kuleshov, ogni immagine forma un anello nella catena drammaturgica e ogni inquadratura segno è identica alle altre, proprio come ogni mattone in un muro è uguale all'altro. Secondo Eisenstein, la concezione del montaggio sviluppata da Kuleshov si limita all'aspetto esterno del montaggio, concepito come un semplice collage di un piano ad un successivo piano. A questa concezione lineare del montaggio ritmo, alla quale rimprovera il carattere meccanico, diciamo, Eisenstein oppone invece l'idea di un montaggio collisione. I fenomeni di montaggio, dice il cineasta, non condizionano solamente l'articolazione esterna dei piani, ma si manifestano già nei limiti di ogni immagine. C'è in effetti all'interno stesso dell'immagine una forma di contraddizione latente o di sdoppiamento che la fa in qualche modo uscire da sé. Eisenstein descrive questo fenomeno nel modo seguente. La figura si scontra, dice, nel suo svolgersi, con i limiti della gabbia quadrangolare, diciamo, che fa esplodere per propagarsi sotto forma di impulso dinamico e, dice, lo zigzag della mimica si trasforma in questo modo, per amplificazione delle sue articolazioni, in zigzag della messa in scena spaziale. E attiro la vostra attenzione sul termine zigzag, perché zigzag in effetti è il simbolo dell'elettricità in qualche modo, di cui Warburg impiega il modello per pensare all'attivazione polare delle immagini sulle tavole, ma è anche la forma addomesticata, stilizzata dell'energia che aveva vista circolare liberamente allo stato brado, diciamo, nel corso di un viaggio che aveva compiuto nell'ovest americano nell'inverno 1895. Una forma domesticata, stilizzata di energia
energia che aveva visto nelle nubi di temporale che si accumulavano nel cielo dell'Arizona e nella torsione del serpente nella sabbia del deserto. Quando evoca il rituale del serpente praticato dagli indiani Hopi della Black Mesa, Warburg descrive i danzatori che manipolano i rettili come geroglifici eisensteiniani, figure montate che associano alla forma umana il geroglifico del movimento incarnato nel serpente. Questo è un disegno che aveva ordinato Warburg a un bambino, Hopi, e che rappresenta appunto il serpente sotto forma di lampo. Vedete una sorta di fusione, un ibrido fra serpente, zigzag del serpente e zigzag del lampo che attraversa il cielo sopra lo spazio della Kiva. Questa immagine è un'immagine degli indiani fotografata dall'alto dalla Black Mesa, gli indiani Hopi che vanno nel deserto e che vanno alla ricerca di serpenti, raccolgono serpenti per preparare il loro rituale e già qui viene adottata una forma serpentina, se vogliamo, nel loro movimento attraverso il deserto. Queste sono due immagini del rituale del serpente. Vedete i danzatori che danzano con movimenti lenti, cadenzati, sulla piazza del villaggio della Black Mesa, con un serpente fissato in bocca fra le labbra. Vedete i motivi che sono disegnati sulla loro tunica, sono motivi che riprendono lo zigzag del serpente e qui sono più evidenti. Vedete i danzatori danzano con i loro abiti con il motivo dello zigzag serpentino. Nel rituale indiano, con un effetto di collisione, Warburg aveva visto sorgere nella sua forma reale la figura del serpente, quella che gli artisti del Rinascimento associavano alla rappresentazione del movimento. Questo è un disegno di Bernardo Buontalenti, un disegno preparatorio per gli intermezzi Firenze 1588-89, al quale si era interessato Warburg prima di intraprendere il suo viaggio in Arizona e in New Mexico. Questa figura serpentina la si ritrova nell'acconciatura di... Per esempio nell'acconciatura di Elsa Lancaster, la fidanzata del mostro di Frankenstein, che il suo demiurgo anima facendo cadere sul suo corpo inanimato l'elettricità dal cielo e che diviene così l'incarnazione della stessa figurazione. Non posso resistere al piacere di aprire una parentesi e vi mostro questa immagine. Questa è una vignetta di un cartone animato di George Herriman, 1910-1930, pubblicata quotidianamente nei quotidiani di Hearst e che rappresenta un topo che getta un mattone, lancia un mattone sul gatto Crazy Cat e che viene imprigionata subito dall'ufficiale di pubblica sicurezza che vedete a destra. Il gatto, fra l'altro, crede che questo lancio di mattone sia una dichiarazione d'amore, vedete che c'è un cuoricino. Contrariamente al montaggio di Kuliscioff, qui il mattone viene impiegato non come strumento di costruzione, ma come strumento di distruzione, ovvero è più simile al montaggio scontro, diciamo, alla Eisenstein e non tanto invece montaggio ritmo alla Kuliscioff. Herriman conosceva bene la cultura Hopi, perché trascorreva l'estate in quella zona della Black Mesa dove Warburg aveva assistito ai riti Hopi e vedete che sulle tavole di Herriman in effetti si ritrova molto spesso il segno del lampo, dello zigzag che è spesso associato al segno della luna che vedete qui in alto a sinistra.
Edward Hall, un antropologo che ha soggiornato nelle riserve Navajo e Hopi negli anni 30, descrive bene l'impressione che doveva aver provato Warburg penetrando nella Black Mesa. E cito Hall, dice: fin dal momento in cui penetrai in questa riserva è stato come se qualcuno avesse abbassato l'interruttore dentro alla mia testa. Parla di interruttore, ancora una volta l'elettricità. Come Alice, dopo che ha attraversato lo specchio, ho avuto l'impressione di essere trasportato fuori da me e proiettato in un tempo e in un luogo distanti che non mi erano per nulla familiari, in un mondo senza frontiere, un universo a parte, separato dal nostro globo terrestre quanto la superficie di una luna abitabile. Per quanto strana fosse questa impressione, mi sentivo sicuro, tranquillo, un po' come se uno scudo invisibile mi avesse protetto dal mondo esterno, da tutti gli esseri umani che ci vivevano. Sapevo nel mio intimo che il mio destino era unito a questo paese da legami ineffabili. Ora, ne ho parlato anche prima, Hall parla dell'irruzione in uno spazio di rappresentazione, entrare nella Black Mesa come uno spazio di rappresentazione con l'effetto interruttore che si accende e si spegne, e parla di uno scudo invisibile, e ritroviamo in qualche modo la metafora di Krakauer quando descrive il cinema come scudo di Medea. Se Warburg non ha potuto assistere al rituale del serpente che era venuto a vedere, è però entrato nella Black Mesa, in questo spazio riservato che Hall descrive anche lui, ricorrendo alla metafora della luce elettrica, perché dice: come se qualcuno avesse abbassato un interruttore all'interno della mia testa, come se fosse entrato nello spazio della rappresentazione. E le tavole di Mnemosyne, che Warburg chiama Tafel, che vuol dire tavole, coperte di tela nera, sono letteralmente delle Black Mesas. Prima di essere un dispositivo di messa in movimento delle figure, il film è lo strumento del loro apparire. È così che in Mnemosyne Warburg dispiega la sintassi specifica del film, campo contro campo, alternanza di piani di insieme, di primi piani, inserti, panoramiche, usando lo scontro, la collisione, ovvero le proprietà dematerializzate dell'elettricità, per produrre un effetto di Nachleben, ovvero di sopravvivenza, che modifica in un senso scenico il senso della parola rappresentazione. Quindi la rappresentazione non disegna più un effetto di conoscenza, ma un effetto di comparsa, di apparizione. Nel 1896 a San Francisco, fra l'altro in un episodio che separa il suo soggiorno Nuovo Messico e Arizona, aveva fotografato un passante in una strada di San Francisco nel quale vedeva un'immagine dell'addomesticamento, diciamo, dell'energia, lo zigzag del lampo, dice, usa proprio questo termine, zigzag, già nel 23. Il zigzag del lampo, dice, è diventato geometrico nella rete del telegrafo che si vede sullo sfondo e nel cappello a cilindro, zylinder in tedesco, quindi nel cappello a cilindro del passante, proprio come nel rullo di un fonografo. Quindi stabilisce un parallelismo fra le tecniche analogiche del fonografo e del telegrafo. Nello stesso modo, la biblioteca che Warburg fa costruire a partire dal 1923, dotata di apparecchiature tecnologiche estremamente sofisticate per l'epoca, segna l'apertura del sapere alle tecniche di immagazzinamento e di riproduzione analogica, anch'esse condizionate dall'elettricità. La biblioteca diviene luogo di addomesticamento dell'energia, ove si accumula la potenza delle immagini, ma anche ove la potenza delle immagini può essere restituita. Questo spazio che Warburg chiama Denkraum, cioè spazio di pensiero, è la trasposizione della Andachtsraum, cioè lo spazio di preghiera degli indiani Hopi, all'epoca della riproducibilità, uno spazio proiettivo ma anche di proiezione.
lezione, ove si dispiega accanto al cosmo dei testi il cosmo delle immagini dell'Atlante, e l'Atlante doveva essere posto all'interno della sala di lettura della biblioteca, come potete vedere qui, non con le tavole di Mnemosyne, ma con una prefigurazione del progetto di Mnemosyne. Un cosmo ove il sapere non tende più a interpretare il passato quanto a riprodurlo. In Mnemosyne Warburg si proponeva di ritracciare, di ripercorrere, anche di riattivare il destino occidentale di quello che chiamava pathos formeln, le formule espressive dall'antichità fino ai tempi moderni. Ma queste pathos formeln si sono trasmesse in modo indiretto, passando per l'Oriente, e qui le rappresenta su questo tavola intermedia. Questa deviazione attraverso l'Oriente, osservata attraverso le immagini nelle loro migrazioni temporali, lasciano tracce nell'Oriente moderno. Il film, ancora una volta, è in grado di riattivare queste tracce. Così in Jewel, un film realizzato dall'artista egiziano Hassan Khan nel 2011, si riproduce in modo spontaneo l'operazione che Warburg aveva cercato di captare nel suo Atlante. Guardiamo questo breve filmato di Jewel. Sarebbe possibile di spegnere la luce? Marcia?
Il pesce degli abissi che si trasforma in costellazione sembra illustrare letteralmente il movimento che porta dalle rappresentazioni mitologiche della natura alla sua rappresentazione razionale, che si ritrova anche in Mnemosyne, per monstra ad astram, secondo la formula utilizzata da Warburg, ovvero la formazione del pensiero moderno. E sotto la luce di questi astri, che non sono nient'altro che la trasfigurazione delle paure irrazionali dell'umanità primitiva, che i corpi diventano progressivamente, a seguito di un zoom indietro, corpi di marionette racchiuse in una scatola, mentre si costruisce sotto i nostri occhi uno spazio di figurabilità, ed è la scena stessa della rappresentazione. Nel 1929 Warburg dedica uno dei suoi ultimi testi alle origini figurative del Déjeuner sur l'herbe di Manet, dipinto nel 1863. Nel modo in cui il pittore ha mescolato in scene esterne figure maschili in abiti moderni e nudi femminili, egli vi vede non tanto una trasgressione iconografica, ma la ripresa di un tema antico utilizzato come espressione visiva dell'idealizzazione della natura, un motivo che si ritrova nel concerto campestre di Giorgione, l'esempio citato da Manet per giustificare l'inverosimiglianza, diciamo, della sua composizione. Ma la dimensione anacronica di Déjeuner sur l'herbe non si limita alla mescolanza antinaturalistica di abiti e di nudità, di cui troviamo molteplici esempi nella cultura visiva del Rinascimento. Warburg ritrovava in effetti l'origine della scena dipinta da Manet in un'incisione di Marcantonio Raimondi su disegno di Raffaello, che rappresentava il giudizio di Paride, ovvero un rilievo di sarcofago antico appartenente ad una composizione che appare nella facciata interna della Villa Medici a Roma, inserita come su una pellicola in movimento, come ci dice Warburg. I rilievi di sarcofagi in piedi che troviamo disseminati un po' ovunque a Roma, sono stati, secondo Warburg, uno dei principali vettori usati dalle divinità pagane per perpetuarsi fino all'epoca moderna. E i film, dal canto loro, funzionano proprio come i sarcofagi, che permettono ai corpi di attraversare i tempi sotto forma di figura. L'origine della macchina è il nostro rapporto con la morte, notava Jacques Derrida in un testo consacrato al Notes magico di Freud. Questo rapporto alla morte, che la macchina Mnemosyne, intesa sotto forma di macchina filmica e anacronica, cerca di elucidare e di scongiurare anche. Ed è proprio il senso che dobbiamo dare al titolo scelto da Warburg per il suo Atlante, ovvero Mnemosyne, perché, come dice Jean-Pierre Vernon, Mnemosyne non ricostruisce il tempo, ma non lo abolisce nemmeno. Facendo crollare la barriera che separa il presente dal passato, getta un ponte fra il mondo dei vivi e quell'aldilà al quale ritorna tutto quello che ha lasciato la luce del sole. Realizza per il passato una evocazione comparabile a quella che effettua per i morti il rituale omerico dell'Ecclesia, la chiamata ai vivi e il ritorno in vita per un breve momento di un defunto risalito dal mondo infernale degli inferi, confrontabile anche al viaggio che viene fatto in certi consulti dell'oracolo, cioè la discesa di un vivo nel regno dei morti per imparare, per vedere quello che vuole conoscere. Grazie. Qualche domanda? Possiamo accendere le luci, Angelo, per favore? Grazie. Scusa, ho capito. La traduzione, se vous souhaitez.
Nessuna domanda? Niente domande, capisco bene. Meglio così. Forse ci sarebbero troppe domande da fare. Grazie, davvero grazie. E avrei io una serie di domande. A partire forse da Jewel di Assam Khan, si è parlato di uno spazio di figurabilità, se ho ben compreso, con uno zoom indietro, questi due corpi in danza sono trasformati in marionette ed è lo spazio stesso della figurabilità ad essere messo in scena. Ti chiederei se potessi un po' sviluppare questa idea, questa nozione di figurabilità, perché certamente è molto importante nelle tavole dell'Atlante di Mnemosyne. Naturalmente c'è uno spazio che non è figurativo, ma figurabile, dove circolano le pathos formeln, non nelle figure che sono molto diverse le una dall'altra, fra un giocatore, una giocatrice di golf o il nuotatore. Ecco, se ci puoi parlare di questa nozione di figurabilità. E poi dici che c'è questo oggetto, questa lanterna, dove un pesce luminescente, luminoso, si trasforma in un simbolo quasi astratto, in un segno quasi astratto. E se ho ben capito, tu lo interpreti come la figura di un astro, stelle. Beh, ho pensato, guardando questo breve filmato, all'immagine che conosci bene, perché ne parli anche nel tuo libro. Questa ragazza che esce dalla laguna degli indiani Hopi, e Warburg dice che a un certo punto ci sono delle figure viventi che si trasformano in simboli. E dice Warburg che non ha più i movimenti della ninfa, ma qualcosa di questa energia viene dall'assemblaggio di elementi così diversi, il corpo della ragazza e altro. Mi chiedo se Jewel non rientri in un dispositivo di questo tipo. Jewel, perché ci sono questi due corpi in movimento, si ritrovano dei pathos formeln perché fanno dei gesti, si riconoscono dei gesti sufi, eccetera, e poi dietro questo segno molto astratto. Allora mi chiedo se non avvenga qualcosa fra il montaggio, questo disordine, proprio come nella ragazza della laguna, come dice Warburg. Non so, una domanda di spiegazione. Ricomincio dalla fine della domanda. La ragazza, effettivamente, Warburg fotografa questa ragazza a Laguna, nel villaggio di Laguna, e ha un vaso sulla testa e su questo vaso c'è dipinto un uccello. Per lui è una figura di montaggio e c'è una giusta posizione fra la figura della ninfa in movimento e questa figura assolutamente ieratica e immobile, ma è un montaggio collisione, ovvero questa donna immobile che porta un motivo di uccello sul vaso che porta sulla testa è una figura animista, cioè animata, e quindi il principio della collisione c'è, è chiaro, è evidente in questa figura montata. C'è anche il lampo, proprio come nel serpente che si torce fra le labbra del danzatore durante il rituale del serpente. Ho cercato di mostrare la ricorrenza di questo motivo stilizzato dell'elettricità, del lampo, che ritroviamo nei testi, che ritroviamo nelle immagini. È il segno del lavoro di messa in relazione violenta di due immagini che deve produrre una scarica di energia, una scarica elettrica. E secondo me il film, in quanto dispositivo tecnico questa volta, con il ricorso all'elettricità, produce in forma materiale quello che Warburg produce con la macchina, col dispositivo di Mnemosyne, senza apparecchio del cinema, usando l'elettricità in modo metaforico. Per quanto riguarda la
Questione della figurabilità. Quello che io definisco figurabilità per me è il tema fondamentale che si è posto Warburg nel suo lavoro e era un modo di rispondere a questo interrogativo dell'anacronismo, cioè in che modo reperire la migrazione delle immagini, come far risorgere le immagini. La migrazione diventa un dispositivo attivo in questo senso. Tutta la questione che si è posta sta qui. Si è interrogato sulle procedure rituali, simboliche, tecniche che consentivano a corpi di entrare nello spazio di rappresentazione, nelle immagini e di perpetuarsi sotto forma idealizzata in immagine. Quando lavora sull'arte del ritratto del Rinascimento, si chiede rispetto ai condottieri che hanno cercato di esprimere la loro volontà di potenza attraverso la guerra, in che modo la borghesia fiorentina ha cercato di perpetuarsi sotto forma idealizzata di immagini d'arte. Questo compromesso che esisteva ad esempio nella Santa Trinità. Questa idea della figura come espressione idealizzata di volontà di potenza. Ed è questa la figurabilità per lui, il modo in cui l'esame di tutte le procedure e procedimenti venivano chiamate in causa e venivano utilizzate per poter perpetuare qualcosa in immagine. Tutta la tradizione della storia dell'arte, di fatto, deve essere interpretata come immenso sedimento nel quale i corpi si sono trasformati in figure. E questa è la prima fase della figurabilità. La seconda, come riattivare queste figure che sono sedimentate nelle immagini dell'arte. La risposta di Warburg è mnemosyne, ma possiamo certamente trovare un'altra risposta nelle immagini filmiche, quello che ho cercato di mostrare nel film burleschi. Troviamo sedimentate le immagini del diasparagmos arcaico. L'ultimo elemento di questa opera jewel di Hassan Khan, in effetti riconosciamo, ed è molto coinvolgente, perché diciamo è abbastanza evidente l'idea nel filmato di Hassan Khan, è attraversato dalla problematica di Warburg, la si può decifrare in modo molto chiaro, evidente, perché proprio per questo passaggio in Oriente della trasmissione delle immagini all'Occidente. Per Warburg non si sono trasmesse direttamente dall'antichità ai tempi moderni, c'è questo passaggio attraverso l'Oriente, cioè l'Egitto, e lì ritroviamo queste figure sedimentate. Vediamo molto bene il modo in cui, in modo allegorico, in cui Hassan Khan mette in scena la trasformazione del pesce degli abissi, le paure irrazionali, e le trasforma in costellazione, in stella. Per mostra ad astram, questa è la formula usata da Warburg, e la trasformazione in astro, in costellazione, è la palla luminosa di Saturday Night Fever, e la costellazione è la razionalizzazione costituiti. Penso alla trasformazione astronomica e anche dell'astrologia che ritroviamo in Jewel. La lampada, questa palla luminosa, reagisce alla danza dei due uomini che sono come attori della commedia dell'arte, che ha anche un destino orientale, perché dà nascita al Karagos, che poi riparte verso la Turchia e ritorna in Egitto. Queste due figure, che sono figure di commedia, proprio come le figure di Larry Simon e di André Dide, di Cretinetti e Ridolini, sono figure di strada che danno
la possibilità di simboleggiare le paure ricorrenti. Quella specie di scatola assomiglia un po' alle prime immagini cinematografiche, quando Dixon, l'operatore di Edison, tira le prime immagini, i film sono fatti per essere stampati e non proiettati, ecco che ritroviamo questa specie di scatola da scarpe e ci sono queste figure che possiamo individuare e vedere all'interno della scatola da scarpe. Con questo zoom indietro il processo di figurabilità è in opera, i corpi si trasformano in marionette. Hassan Khan, mi sono chiesto spesso perché si vede questo nel film di Hassan Khan, penso che sia proprio a causa dello schema migratorio delle immagini warburgiane. Hai iniziato con una frase, il film in quanto mezzo stesso dell'anacronismo, mi pare molto interessante. Va, viene, anche Abi Warburg, forse oggi però il senso è più profondo, non so se vi siano relazioni con la prospettiva delle histoire di Godard, un campo archeologico gigantesco e quindi il film è anacronistico perché è già archeologia attraverso la quale possiamo trovare dei tesori e fare altri film, oppure è la prospettiva di Dubois. Philippe Dubois dice che i film sono finiti in quanto fruizione in sala, in quanto spettatori, e che il film è diventato qualcosa di diverso, che si è trasposto in tutti i media, il film in tasca, insomma, con i nuovi mezzi. Quindi oggi, l'oggi è questo che mi interessa. Nella questione dell'anacronismo è interessante perché significa che i film non mostrano più il mondo, ma il proprio passato. Le immagini non sono immagini dell'esteriorità, ma immagini che attivano e riattivano e fanno risalire in superficie altre immagini. Questo dissocia la questione del film dal processo della fotoimpressione. Possiamo ritenere che la fotografia, l'aspetto fotografico del film, sia un'applicazione, ma non sia una condizione di possibilità del film. Il film esiste indipendentemente, direi, dalla fotoimpressione. Vi sono tecniche per mostrare che il film fa risalire il suo proprio passato in superficie, ed è quello che Godard nelle histoire du cinéma fa effettivamente, ma Godard lo fa a livello di storia del cinema. Per lui le immagini del cinema fanno tornare altre immagini di cinema, è giusto, è un buon modo di fare storia del cinema, ma penso che il film sia più grande del cinema. Insomma, il film non ha atteso la fine del XIX secolo e l'incontro di un certo numero di parametri tecnici per esistere. Quello che è esistito 10 anni dopo è il cinema, ma non il film. Il cinema è un'applicazione del film, una specie di applicazione teatrale del film. Per questo penso che effettivamente oggi possiamo chiederci quale sia la possibilità di sopravvivenza del cinema, ma il film no, il film non è mai nato e non cesserà mai di esistere. Il film, diciamo che Warburg non era molto interessato al cinema, ma al film sì, vede film sulla facciata della Villa Medici. Per lui questi rilievi dei sarcofagi sono film. A Ferrara, il Palazzo Schifanoia per Warburg è un film e lo descrive proprio come film. Come vous parliez de Roland Barthes. Ha parlato di Roland Barthes nella... Lei parlava di Roland Barthes, torno su questo, nella Chambre Claire. Roland Barthes dice che la fotografia è la prova che qualcosa c'è stato, è esistito.
qualcosa che è esistita, appunto. Si può distinguere il film dalla fotografia dicendo che, in quanto rappresentazione di qualcosa di anacronico, mostra che non è stato o no? In che misura il film è come la fotografia o si oppone ad essa? Allora, la risposta è complicata perché ritengo che il film si oppone a questo modo di concepire la fotografia. Che cosa fa Barth quando dice questo è stato? Sviluppa una concezione indiziale della fotografia. Per lui la fotografia è l'impronta di un evento, di un'esperienza avvenuta, quindi un po' come Krauss definiva la fotografia a partire da un paradigma indiziale. Io credo che la fotografia non sia indiziale, nel senso in cui testimonia l'accadere, il fatto che un evento si è verificato sulla pellicola o sulla carta, non si imprime la cosa ma la luce. Quindi la fotografia e i film sono indiziali in questo senso, perché sono indiziali della luce ma non dell'oggetto che vi viene rappresentato o dell'evento. Detto ciò, credo che il film sia indiziale, ma non nel senso inteso da Rosalind Krauss o da Roland Barthes. È indiziale perché produce un effetto di presenza, di comparizione, come io lo definisco. Se riteniamo che la fotoimpressione sia una condizione sine qua non, diciamo, essenziale per fare l'esperienza del film, a questo punto si vede il film proiettato come su schermo e si vede lo schermo come una finestra trasparente oltre la quale si sta verificando qualcosa. Ma questo è semplicemente un'illusione, non c'è nulla dietro allo schermo e tutto il cinema tende a produrre questa illusione, mentre la tradizione sperimentale, avanguardista, tende al contrario a denunciare, a smascherare questa illusione e a far apparire il fenomeno filmico, l'esperienza filmica come esperienza reale. Ed è in tal senso che c'è qualcosa di indiziale nel film o nella fotografia. Ma è complesso, è complicato, perché c'è una sorta di appropriazione dei termini, quindi bisogna lavorare bene sulla definizione dei termini per chiarire le cose e per poterle pensare in modo un po' diverso. Però effettivamente non credo che la fotografia testimoni del fatto che qualcosa c'è stato. Io credo invece che proprio come diciamo che il linguaggio potrebbe fare la stessa cosa che fa la fotografia e non lo fa quindi bene. Se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo ancora di essere venuti questa sera, ringraziamo Philippe Lemichaud, Angela Mengoni per aver curato questo ciclo. C'era un'altra domanda? Ho visto un indice, no. E oltre agli appuntamenti che ha già menzionato Martin Vetenot di Archives e incontri con... Vi dico che ci sono anche le proiezioni al teatrino con i video di Archives. Da domani abbiamo Shirin Neshat con un bellissimo, ma per tutti i dettagli io vi rimando all'ingresso dove trovate i flyer. Grazie.